benvenuto in questo video. Andiamo a studiare insieme l'esercizio 22 contenuto nel mio metodo Easy Slap. Allora partiamo con un sol grave e poi su ottavo acuto, sempre con note staccate come ti suggerivo già in altri esercizi precedenti. Dopo andiamo a fare in levare di ottavo il mi staccato, strappato anche, quindi sol, sol, sol basso, alto, un, mi, un. Ok, qua la mano deve sempre avere questo movimento, il movimento per caricare e poi strappare. Se non colpisci in thumb in giù come in questo caso, vai comunque a fare movimento senza colpire la corda e poi vai a strappare soltanto il mi, cercando di avere un suono staccato, anche se qua non c'è scritto sul mi. Dopo abbiamo un altro levare di ottavo e andiamo a strappare il fa che va in emmer sul sol. Questo qua è il suono che devi ottenere. Tutto insieme va a suonare. Dopo abbiamo la pausa di uno. Attenzione, nella seconda battuta, che può sembrare molto simile, a parte che anziché prendere fa sol vai a prendere si bemolle do, però sembra simile, ma in realtà occhio al ritmo, perché il ritmo è diverso. Io ho due ottavi, ta, un, ta, uno. Questo si bemolle do va a cadere in battere sul quarto quarto, mentre invece quello simile prima fa sol era in levare di ottavo sul terzo quarto e poi avendo una pausa da 1 sul 4. Attenzione, perché viene da suonarli uguali e quindi non sbagliarti. Nella terza battuta andiamo a ripetere di nuovo il nostro fa e sol, sol, un, mi, fa sol, 1, di nuovo il ritmo della prima battuta, esattamente uguale alla prima battuta, e la quarta battuta è uguale di nuovo alla seconda, quindi è lo stesso esercizio, due battute, due battute. Proviamo ad andarlo a suonare lento, mi raccomando, attenzione al conteggio. Mettiamo il metronomo a 80. 1, 2, 3 e 4. 1. Uno, uno, uno. Prima ti ho detto che le battute seconda e quarta erano uguali, mi sono sbagliato, abbi pazienza, dobbiamo fare nella quarta battuta, il ritmo è uguale, ma anziché prendere si bemolle e do, dobbiamo andare a prendere do e re, quindi non dovrebbe cambiare molto. Tu arrivi dal sol, quarta battuta, un, uno, e mettiamo il do e re, che è un po' più conclusivo e serve per ripartire. Benissimo, dai un'occhiata ai miei metodi ebook sul mio sito www.carlochirio.com e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto. Thank you.